E adesso alle terme! Eccoci arrivati alle terme del mulino, del parco dei mulini qui a Bagno Bignoni. Questa è la pozza principale, in cima la cascatella che arriva direttamente dal, che vedete là in cima, la cascatella che arriva direttamente da Bagno Bignoni. L'acqua non è calda, speravamo in qualcosa di più, ma non so se i temporali di questi giorni o comunque diciamo le pozze qui in basso sono fredde, quindi adesso vediamo se fare il bagno o semplicemente fare la visita al borgo qui sopra. Bene Roby, quindi adesso che hai toccato l'acqua, cosa dici? Facciamo il bagno? No, no. Inzuppiamo i piedi perché l'acqua è leggermente fredda. Tentativo 1, allora Terme Bagno Bignoni, mese di marzo, dopo gli acquazzoni, l'acqua è fredda, abbiamo provato ad entrare coi piedi, passeggiatina nell'acqua, molto fredda. Bene ragazzi, lasciamo Bagno Bignoni per andare alla Balena Bianca di Bagni San Filippo. Arrivati a Bagni San Filippo, parcheggio alle nostre spalle, abbiamo parcheggiato lì. Allora, le tariffe, tutto a pagamento, sempre tutto l'anno, 7,50 euro 3 ore, 15 euro tutto il giorno. Abbiamo lasciato Bagni San Filippo e ci spostiamo verso Bagni San Casciano. San Casciano dei Bagni. Vabbè, dai. L'ho invertita. Va bene. Scusate. San Casciano dei Bagni. Allora lì adesso andiamo a mangiare, ci andiamo a mangiare, poi facciamo una visita al borgo e poi anche lì ci sono le terme libere, quindi altro bagnetto. Eccoci, siamo fermati all'area di sosta di Radicofani, che era lungo la strada per andare a San Casciano dei Bagni, quindi visto che era proprio sulla strada l'abbiamo trovata subito e abbiamo deciso di fermarci qui a mangiare, visto che è mezzogiorno e mezzo e area di sosta veramente bella, semplice, basica ma molto bella, con la vista sul castello e la torre e davanti a me la Val d'Orcia. Adesso abbiamo addocchiato questo bellissimo tavolo con vista mozzafiato sulla valle. Roberta sta preparando la pappa, ci faremo una bella mangiatina qui. Abbiamo un bel salame che viene da Bergamo, fatto artigianalmente da, non posso dirlo, grazie a colui che mi ha regalato il salame. Adesso lo assaggiamo e ci facciamo una bella mangiata in questa bellissima vista. Bene ragazzi.
ragazzi, abbiamo lasciato Radicofani e adesso San Casciano dei Bagni. Eccoci, siamo arrivati a San Casciano dei Bagni, adesso ci armiamo di salviettone e andiamo a fare il bagno in queste bellissime vasche. Abbiamo trovato un parcheggio a poche centinaia di metri dalle vasche, proprio in via strada del bagno grande. E andiamo a vedere se è fattibile fare il bagno, se non c'è troppa gente e se l'acqua è alla temperatura ottimale. Correndo questa piccola strada sterrata, circa 10 minuti dal parcheggio dove abbiamo lasciato il camper, raggiungiamo i bagni più grandi, le vaspe più grandi. Abbiamo incontrato gente con l'infradito e gli accappatoi, quindi vuol dire che il bagno si riesce a fare. Fantastico! Bagnetto fatto, nonostante ci siano qui a San Casciano dei Bagni ci siano credo 6-7 gradi, così mi indica almeno il telefono. Siamo appena usciti dall'acqua caldissima di queste terme. Adesso vi mostro il nostro bellissimo outfit, un po' così. Alla bene meglio, però ci sta. Abbiamo il camper qui a 50 metri, adesso andiamo a darci una sistemata, magari una pettinata, e poi andiamo a fare un aperitivo in centro al paesello qua sopra. Ragazzi, lasciamo San Casciano dei Bagni per dirigerci verso Sorano. L'obiettivo di oggi è visitare magari uno paese tra Sorano, Pitigliano e Vitozza. Se invece il tempo non lo permette, andiamo dritti verso le terme di Saturnia. Bene, abbiamo fatto la visita anche a Sorano, l'unico peccato è che in questo periodo troviamo molti cancelli chiusi, non abbiamo potuto salire sulla torre panoramica dell'orologio, però vabbè, va bene così. Adesso riprendiamo la nostra strada e andiamo a Pitigliano. Appena fuori da Sorano abbiamo trovato un piccolo parcheggio col parco minerario del Tufo. Adesso noi non faremo logicamente tutto il percorso, ma entriamo appena qui nel parco minerario e vediamo un po' che vista e cosa troviamo. Beh, sicuramente una piccola sosta qui all'ingresso del parco archeologico del Tufo merita, anche solo perché da questa terrazza, che era quella che vedevamo da là al centro di Sorano, potete ammirare questo bellissimo panorama. Tra l'altro questo è anche un bellissimo parco dove poter fare un bel picnic, ci sono dei tavoli con vista su Sorano. Ciao Rosa, allora, ti è piaciuto questo posto? Sì, molto bello, panoramico, bellissimo, una bella vista. Poi la cosa bella è che sono quei posti che uno non preventiva
ma che poi ritrova così per caso, quindi è fantastico. Lasciamo anche Pitigliano, questo è il parcheggio a pagamento che c'è a 10 minuti a piedi dal centro di Pitigliano, 2,50 euro all'ora e 15 euro tutto il giorno. Ed eccoci, siamo arrivati a Montemerano. Siamo a 10 km, 5 km più o meno da Saturnia e andiamo a visitare anche questo borghetto, però prima ci fermiamo a mangiare. Guarda, è la forma del cuore. Bene ragazzi, siamo arrivati alle Terme di Saturnia, siamo all'area sosta qui a circa un chilometro dalle Terme Libere. L'area di sosta è l'alveare del Pinzi, si chiama così, molto bella, almeno l'ingresso si presenta molto bene, pagamento 16 euro 24 ore, buono. Siamo arrivati all'area di sosta Saturnia, ci siamo parcheggiati, l'area di sosta c'ha le colonnine della corrente, c'ha i bagni, i servizi, ma quelli dobbiamo ancora vederli e adesso stiamo andando alle cascate del Mulino a fare un bagnetto. Comunque è molto bella l'area sosta qua perché è proprio in mezzo ai prati, in mezzo ai pascoli, in mezzo alle coltivazioni, quindi credo che questa notte si dormirà fantasticamente perché c'è un silenzio assoluto. E tra l'altro molto bella, molto ordinata, molto pulita, almeno in questo periodo qui a marzo che siamo qui in vacanza noi, è molto bella. Come dicevamo, andiamo alle Terme del Mulino, facciamo il bagno se non fa troppo freddo, perché fino a poco fa c'era su un ventaccio e ha sembrava fatto anche il temporale. Esatto, sembrava il temporale, quindi adesso ci facciamo la passeggiata 20 minuti a piedi per arrivare alle cascate del Mulino, però è una piacevole passeggiata, si può fare sia la strada sterrata davanti a noi, che è questa qua, oppure tranquillamente la strada principale, la distanza comunque è quella. Vediamo magari al ritorno se fare l'altra strada. Tanto. Yeah.
Diciamo che forse era meglio l'alternativa strada asfaltata, perché qua il fango è altissimo. Roby! Bene, dai, è proprio, sono proprio i giorni del fango, non c'è niente da fare. Siamo partiti col fango nelle zone del Chianti, abbiamo trovato fango in bicicletta nelle crete senesi e adesso siamo di nuovo nel fango a Saturnia. Ciao Roby! Ciao! Faccio un saluto dalle Terme di Saturnia! Ciao dalle Terme di Saturnia! Bagnetto fatto anche alle Terme di Saturnia, sì. Finalmente ce l'abbiamo fatta, perché le scorse volte che siamo andati qua c'era veramente troppa gente, adesso invece era accessibile, bello, la temperatura non era dell'acqua, non era così calda come pensavamo, però si sta bene, diciamo che la temperatura fuori invece si è abbassata parecchio, ci sono 6 gradi, quindi adesso noi passeggiatina di 20 minuti che rientriamo al camper, ci faremo una bella doccia calda stasera, cinemino, relax, e cosa dici, sono piaciute? Sì, piaciute. Erano più caldine quelle di ieri, però anche oggi si stava bene. Terme. Ci mancano le Terme di Petriolo, diciamo tra le più famose, passiamo anche da quelle, ci mancano Terme di Petriolo, però domani spostamento verso il mare, sì. Orbetello, e vediamo, ci troviamo sulla costa. Andiamo a vedere quanti gradi ci sono al mare. Vediamo sì. Se riusciamo a fare il bagno anche lì. Abbiamo bisogno di caldo. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Siamo a Saturnia. Ieri siamo arrivati a Saturnia, abbiamo fatto il bagno nelle Terme Libere del Mulino. Saturnia non è solo Terme Libere, ma è il centro, ve lo consiglio perché è molto bello. Adesso stiamo facendo una passeggiata su questo sentiero che ci porta alle mura per entrare appunto a Saturnia. In lontananza, giù in fondo, si intravede l'area camper, è in fondo. Risaliamo, andiamo a far colazione e facciamo una visita al centro. Bene ragazzi, abbiamo lasciato Saturnia, adesso prendiamo la strada che ci conduce a Orbetello. Ci fermiamo qui un attimino a bere il caffè, pausa caffettina in mezzo alle colline e poi andiamo verso il mare. Stiamo godendo qui a Orbetello, una fetta in Val d'Orcia, una fetta nelle crete senesi, una fetta e adesso una fetta al mare. Mia. Buonissimo, grazie. Bene ragazzi, dopo aver lasciato il camper a Albigna, abbiamo preso le biciclette e abbiamo fatto un bel giro da Albigna, siamo arrivati a Orbetello, si è fermati a bere il caffè e poi abbiamo raggiunto la spiaggia qui della Feniglia, bellissimo. Allora il percorso prosegue, ma adesso siccome sono già le 5 e mezza è tardino, il sole sta calando, rientriamo
facendo la strada che va un pezzettino verso Porto Ercole, ma non arriveremo a Porto Ercole perché rientreremo dalla Giannella, un'altra famiglia, e torneremo al camper. Ciao! Ciao! C'è un po' di venticello freddo! Illici, trillici, pondulo e mellino, sono le dita dei piedi. Benvenuti alle terme di Petriolo, bellissimo posto, ma un po' troppo affollato. No, ma poi abbiamo quelli che fanno la polenta là in fondo, vedete che abbiamo gli amici della polenta. Poi abbiamo l'amico cantautore in mezzo al fiume. Fai vedere anche la sua casa. E poi abbiamo la villa, giustamente l'area ristoro, bellissima. Direi che il nostro viaggio può proseguire anche senza fare il bagno alle terme di Petriolo.